Come vendere i prodotti della propria attività di network marketing? Sono Matteo Andreini, sono un imprenditore consulente e aiuto le persone, in particolare i ragazzi giovani fra i 18, i 30, 35 e 40 anni a creare, scalare e duplicare la propria attività di network marketing online, ok? Con risultati e in qualità di consulente e di networker, quindi lavoro sia con persone esterne in qualità di consulente, lavorando in modo diretto, essendo pagato per un'ora di consulenza, un giorno di consulenza, e in parallelo ovviamente porto avanti io stesso la mia attività di network marketing. Voglio darti quelli che sono i miei consigli basati sulla mia esperienza per vendere i prodotti o i servizi di quella che è la tua attività di network marketing. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio e ti invito ad iscriverti a questo canale. Perché? Perché su questo canale troverai moltissimi contenuti gratuiti, ovviamente non tutti i contenuti che ho a disposizione, perché i contenuti poi specifici e peculiari li vado a dare a chi viene in consulenza con me o a chi lavora direttamente a me nel network, ma troverai degli spunti, delle idee e comunque del contenuto veramente di valore, molto interessante per migliorare quelle che sono le tue performance all'interno della tua attività di network marketing. Ora, bando alle ciance, parliamo di vendita di prodotti. Come sai, se sviluppi un'attività di network o se ti stai approcciando all'interno di questo mondo, il network marketing è fatto fondamentalmente di due cose fondamentali che ti producono soldi. Tre, diciamo. La prima è quella di vendere prodotti direttamente dall'azienda di network, quindi collabori con un'azienda di network, vendete la cremina, guadagni dalla vendita della cremina. La seconda cosa è quella del reclutamento, quindi inserire delle persone all'interno del tuo team. Quindi se inserisci delle persone all'interno del tuo team avrai dei bonus, avrai dei guadagni, avrai dei profitti, avrai delle provvigioni, quello che ovviamente dipende dall'azienda che hai. E ovviamente la terza, che è quella che poi ti dà il guadagno passivo, è quello a cui tutti quelli che fanno network marketing ambiscono. La mia esperienza mi dà proprio questo a riguardo, cioè tutti i miei studenti privati, i miei collaboratori mi dicono: guarda, io ok, voglio guadagnare 1000, 2000, 3000 oggi, cioè nel giro di 2-3 mesi, però poi voglio guadagnare 10.000 euro al mese in modo passivo, perché poi quello è l'obiettivo, creare un business che ti paga anche in modo passivo, se no si sta qui a parlare del nulla. Quindi quello che poi ti dà la rendita passiva è proprio dare la possibilità alla tua rete, alle tue persone di vendere questi prodotti. E oggi vediamo appunto come vendere questi prodotti. Allora, nel mondo del network tradizionale ti viene detto: fai la lista nomi, scrivi ad amici, parenti, conoscenti, chi più ne ha più ne metta, e inizia a promuovere i prodotti della tua attività di network. Benissimo. C'è una piccola, in realtà, categoria di persone che potrebbe far questo. Facciamo un esempio: vendo integratori sportivi, sono un personal trainer, lavoro in palestra, ho una palestra, posso sfruttare le mie conoscenze, le persone che conosco, le persone che mi seguono banalmente sui social per quello di cui parlo, per vendere questi prodotti. Ok? Quanti ce ne sono effettivamente in questa posizione? Pochissimi. È una cosa da sfruttare? Assolutamente sì. Cioè, a tutte quelle persone che sono in qualche modo legate al mondo del fitness e vendono integrazione sportiva, cazzo, dico, sfruttate la vostra posizione, sfruttate la vostra visibilità, sfruttate le vostre relazioni, le vostre conoscenze per vendere questi prodotti, perché è intelligente da utilizzare. Ma nel caso tu fossi come me, che a me dello sport me ne frega ben poco, ma io faccio network per far soldi, come faccio effettivamente a farlo? Ok, benissimo, sono due opzioni. Una che solitamente è più confacente a un determinato tipo di persone. L'altra, che in realtà è più utilizzabile da tutti, è più effettivamente difficile all'inizio da utilizzare, però è quella che anche sul lungo periodo ti permette di creare un sistema che lavora poi effettivamente per te. Come dico spesso in tutti i video, bevo tanto, quindi vi sorbite me che bevo, anzi mi riempio anche il bicchiere. Allora, la prima modalità, che tra l'altro è una modalità che ho da poco, in realtà da pochissimo, insegnato e spiegato a una persona che lavora direttamente con me nel network, è quella di creare, visto che parti da zero, la tua personalità online basata sull'azienda dei prodotti che vendi. Mi spiego meglio, cioè, anche se te non sei una persona
in qualche modo oggi legata al fitness, ma ti interessa andare in quella direzione e vendi prodotti nel settore fitness, benessere, beauty, eccetera, quello che puoi fare è iniziare a promuovere la tua persona come un consulente in quel settore. Quindi sono un consulente, sono una persona che aiuta chi mi segue a migliorare la propria forma fisica. Attraverso cosa? Attraverso i prodotti dell'azienda di network con cui collaboro, ovviamente. Questa ovviamente è la prima opzione. La prima opzione che, anche lì, è relativamente immediata da fare, perché uno può iniziare a comunicare online, soprattutto se non ha una presenza, se non ha uno storico, e iniziare a parlare di quello, ok? E sfruttare la propria personalità direttamente, quindi legare la mia faccia a determinati prodotti. In alcuni casi può essere funzionale, ok? Perché? Perché se io in qualche modo riesco a dimostrare che questo prodotto è confacente a ciò che sono, mi rivedo all'interno di un prodotto, mi ha permesso di avere una trasformazione, un prodotto, un servizio, quello che sia, promuoverlo in un certo senso mi sarà abbastanza naturale. Ok, se io mi sono trovato bene con un prodotto per dimagrire e sono dimagrito 20 kg, mi è relativamente facile parlarne agli altri. Quindi parlandone agli altri, effettivamente, tante volte succede anche con uno scopo non tanto di lucro, ma di aiuto. Conosco networker che fanno questa cosa, quindi che promuovono i prodotti oltre per i soldi, ma proprio perché ce l'hanno dentro con una missione di cavolo, io grazie a questo prodotto ho perso 20 kg, 30 kg. Conosco uno, in consulenza, uno studente, che grazie a un prodotto, questa linea di prodotti, un prodotto nello specifico, vabbè, non vado a specificare in questo video, ha perso 35 kg. Quando poi le persone ti vedono la tua trasformazione, metti qualche foto tua, dici cavolo, prima ero così, grazie a questo prodotto ho fatto questo, tutte quelle persone legate a questa storia probabilmente acquisteranno da te, ovviamente se sei in grado di vendergli. Poi c'è tutta una parte di vendita, di una capacità espositiva nella vendita stessa del prodotto. Ma tant'è, questo è l'argomento. Sarà argomento poi di altri video, di altri contenuti. Come vendere, poi lo insegno internamente, direttamente nei training, nel mio team. Se vuoi sapere come entrare nel mio team, vai al primo link che trovi in descrizione, iscriviti al webinar, c'è tutto spiegato all'interno. Seconda cosa, ok. Ora potresti chiederti, ok Matteo, ma io te... effettivamente non ti ho mai visto promuovere dei prodotti di un'attività di network. Come fai te a vendere questi prodotti? E qui arriva la parte interessante. Io quando le persone me lo chiedono, gli dico guarda, io ho realmente un sistema che lavora per me e che io ho creato, ovviamente, che ho testato, che ho sviluppato, eccetera, ma ho un sistema che lavora per me e che mi permette di vendere in modo semi-automatico, perché automatico realmente poi non c'è nulla che in me, però un sistema che mi permette di vendere questi prodotti. Come funziona questo sistema? Io utilizzo degli strumenti di marketing per vendere questi prodotti. Che tipologia di strumenti? Utilizzo dei funnel, ok? Quindi delle pagine dove vengono venduti attraverso testo o attraverso video determinati prodotti senza la mia faccia, quindi uso la faccia di altre persone o uso dei video promozionali, diciamo in stile voice over, quindi un po' come una pubblicità, la pubblicità di una macchina, c'è una voce che racconta e ti fa desiderare la macchina, ma in realtà non c'è una persona, una faccia che te leghi a quella macchina, ok? Sì, magari c'è il ragazzo o la ragazza dello spot, ma non è lei che parla, non è lei l'oggetto, il soggetto principale del video, del contenuto pubblicitario, cioè la voce narrante ti racconta la storia di quel determinato prodotto e te lo va a vendere. Poi utilizzo ovviamente un sistema di mail, quindi un sistema che poi una volta che entri nel mio sistema, una volta che entri nel mio ecosistema di marketing, hai delle email che ti educano per acquistare quel prodotto o anche altri prodotti della mia linea, ok? E poi ovviamente ci sono delle pubblicità, dei post, dei video su YouTube, dei video su Facebook, dei video su Instagram e, piccolo trucchetto, si possono sfruttare anche gli influencer o le influencer, a seconda di quello che è il tuo target, per creare maggiore visibilità e portare, banalmente semplifichiamo, più persone all'interno del sito dove vai a vendere quel prodotto. Quindi c'ho influencer X, che qui c'ho il burro cacao,
Io vendo questo burro cacao, quella mia attività di network, lo regalo, lo mando, lo invio, faccio una collaborazione con un influencer e dico all'influencer: guarda, questo è il prodotto che devi promuovere. Poi nello swipe up ci vai a mettere il link della mia landing page, della mia sales page, del mio webinar dove ti vado a vendere questo lucida lab, non lucida labbra, burro cacao all'interno. E all'influencer poi pago una commissione, tra un accordo commerciale, del regalo dei prodotti, eccetera. Cosa mi permette di fare l'influencer? Creare riprova sociale e traffico, cosa che io normalmente non avrei. Io gli unici modi che ho fondamentalmente per generare traffico: o invito io delle persone ad andare sul sito, o faccio un post sul mio profilo Facebook, o faccio delle pubblicità, che tante volte in alcuni settori sono anche complesse, perché poi Facebook banna, YouTube banna, perché alcune dinamiche, ovviamente, cioè, c'è stata della roba online abbastanza scandalosa riguardo a questo argomento, quindi sempre bene fare attenti. Quindi io posso, attraverso un influencer, canalizzare la visibilità di un influencer e mandarla a mandare il suo pubblico ad acquistare quelli che sono i miei prodotti e la mia attività di network, ok? Ora, lavorare con l'influencer non è così semplice come alcuni che lo dicono, ma in realtà non lo fanno, dicono, ok? Lavorare con l'influencer, c'è una collaborazione, vogliono i soldi, però poi alla fine lì per lì vogliono i soldi, poi vengono via per un tozzo di pane, cioè sono delle dinamiche da affrontare. Poi dipende anche dalle aziende, dall'azienda di network con cui collabori, perché ovviamente tante aziende di network non ti permettono di farlo, fortunatamente la mia sì, cioè, non è fortunatamente, l'ho scelta perché ovviamente mi permetteva di farlo, ok? Tutte questioni che però, se te hai una struttura organizzata con gli influencer che vendono, hai a tutti gli effetti un sistema slegato dal tuo tempo che ti permette di vendere questi prodotti. Poi cosa viene fatto? Ovviamente per rivendere vengono creati dei gruppi Facebook, WhatsApp, Telegram, dove si inseriscono le persone, dove vengono fatti dei contest, dove vengono fatte, mi viene in mente, delle sfide. Ok, allora c'è la signora Maria che dice: oggi ho preso questo. Allora arriva quell'altro e dice: io oggi ho comprato l'altro. No, guarda quanto sono di me, io ho perso un chilo. No, ma te... E vi dico, ne conosco di tanti network che fanno queste cose e ovviamente sono cose che poi funzionano. Il concetto è che io, Matteo Andreini, io imprenditore, non vado fisicamente dalle persone della mia famiglia, cosa che viene insegnata a fare nel network sbagliatissima, a vendere e promuovere direttamente quelli che sono i miei prodotti, i miei servizi. Perché? Perché ovviamente queste persone probabilmente non sono in target, ok? E soprattutto, siccome ho già avuto un'esperienza, io slego sempre il mio business da quella che è la mia famiglia, ok? Perché per me è molto importante. Io in passato ho avuto grossi problemi all'interno del webinar, lo racconto, no? Quando non ottenevo risultati, pressavo la mia vecchia opportunità di network con le persone all'interno della mia famiglia, perché non sapevo come funzionava l'online, non avevo capito che l'online era uno strumento per poter promuovere la mia attività di network marketing. Quindi alla fine mi sono trovato a distruggere tantissime amicizie, conoscenze, parentele, proprio perché andavo a rompere le palle a loro. Poi da quando ho capito che l'online era uno strumento per fondamentalmente poi l'unico nel 2020, nel 2021, oggi siamo nel 2021, l'unico nel 2021 che ti permette effettivamente di fare quello che una volta si faceva porta a porta, ora non si può più fare. Quindi oggi l'unico strumento è l'online e devi sfruttare l'online per vendere ovviamente il tuo prodotto, vendere il tuo servizio, quello che vendi, e poi ovviamente vendere anche l'opportunità di network. E questo sarà topic di un altro video che farò qui sul canale, probabilmente sarà molto utile alle persone, perché spesso su Instagram ricevo messaggi in consulenza di come effettivamente vendere la mia opportunità di network marketing e reclutare le persone proprio con l'online, ok? Quindi io ti ricordo di iscriverti al canale, perché se vuoi rimanere aggiornato su tutti questi contenuti, di andare su matteoandreini.com per avere maggiori informazioni su come sfruttare l'online per creare il tuo business di network e creare la tua entrata online.